Seguire l'avventura di Hayabusa 2 in tempo reale grazie a una pagina web che pare un videogame. Lei è la sonda giapponese che sta per scendere sull'asteroide Ryugu a raccoglierne qualche campione da portare a terra e i tecnici della missione hanno messo online un'interfaccia interattiva che ne mostra ogni dettaglio. Ce la facciamo illustrare da un membro del team di Hayabusa 2, Ernesto Palomba, dell'INEF di Roma. L'interfaccia è veramente molto, molto bella, molto accattivante, diciamo molto professionale. Sembra di stare al centro di controllo della JAXA, che è l'Agenzia Spaziale Giapponese. Subito abbiamo i primi dati, diciamo il tempo attuale, dal lancio quanto tempo è passato, e i dati quando sono stati generati e ricevuti. Queste sono le prime informazioni, però la cosa diciamo più interessante, ci sono dei pannelli qui subito sotto, scorrendo col mouse compare un punto interrogativo e la spiegazione. Il primo è la distanza tra la Terra e Ryugu, che è l'asteroide, che è appunto il target della missione Hayabusa 2, e la distanza che di Hayabusa 2. In questo momento Ryugu e Hayabusa 2 sono nella stessa posizione, visto che appunto Hayabusa sta facendo le indagini ravvicinate e dovrà fare dei campionamenti della superficie. E più avanti nel corso della missione, fra un anno e mezzo, vedremo che Hayabusa 2 si allontanerà da Ryugu e si riavvicinerà verso la Terra, quindi dovrebbe succedere questo su questo pannello. Poi c'è il pannello del consumo di energia, diciamo così, della sonda, e in questo momento io ho 592, però varia intorno a 600 watt, e se pensiamo 600 watt è un infinitesimo per quanto ci riguarda, è come se fosse un piccolo phone da viaggio per asciugarci i capelli e magari andiamo intorno ai 1000 watt, quindi questa sta consumando meno di un phone da viaggio nel momento. Abbiamo lo schematic della posizione della camera, dell'ocean camera, ci sono altri parametri molto interessanti, ma quello che diciamo cattura di più è la qui più in basso, sono le sei stazioni di comunicazione, sono delle grandi antenne di comunicazione nella banda radio, e che sono un po' diffuse su tutta la Terra, perché ovviamente altrimenti, visto appunto il nostro pianeta ruota, avremo dei momenti in cui non riusciremo a parlare con la sonda. Invece in questa diciamo sequela di sono sei appunto di stazioni, andiamo a coprire tutti i momenti della giornata, quindi non c'è un momento in cui i tecnici della JAXA si addormentano, quindi lavorano sempre e controllano sempre. In questo momento io ho accesa Madrid, che sta comunicando con Hayabusa 2, e qua abbiamo l'elevation dell'oggetto, quindi sull'orizzonte. Tra poco siamo a 33 gradi di altezza, tra poco dovremo passare un'altra antenna, perché questa non sarà più disponibile a comunicare. Molto interessante è questo pannellino qui sotto, è Open Communication Simulator, basta schiacciarlo e appare una simulazione di comunicazione tra noi e la sonda, cioè come se noi avessimo, andiamo a mandare dei comandi, quindi per esempio mandaci dati oppure avvicinati di più alla sonda Hayabusa 2, e quindi qui ci sono tre postazioni per mandare i comandi, magari ne schiacciamo una CMD1 e vediamo che tempo, c'è sotto un cursore che ci illustra il tempo che passa, e pian piano il nostro comando, che parte dalla Terra e arriverà in qualche minuto alla sonda, un poco meno di 20 minuti. Quindi questo è molto importante, perché questo significa quando diciamo si parla con la sonda, quando la sonda deve andare a prelevare del materiale, non dobbiamo pensare che è come se stiamo parlando al telefono con un amico, ma noi mandiamo il segnale, questo viene ricevuto dopo 20 minuti e dopo altri circa poco meno di 20 minuti il segnale ritorna a noi dicendoci che le cose sono andate bene, insomma, quindi è una comunicazione molto lenta in questo senso, quindi essere molto precisa.